pecore elettriche con Davide Allegranti. Benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche, nonché ultima puntata del 2023. Ci risentiremo poi mercoledì 3 gennaio 2024. Le vicende fiorentine stanno diventando sempre più interessanti, divertenti, appassionanti. Come sanno gli ascoltatori delle pecore elettriche, l'anno prossimo ci sono le elezioni amministrative e si vota anche a Firenze, dove sta per chiudersi il ciclo politico-amministrativo di Dario Nardella, prossimo alla candidatura alle europee. Due giorni fa Cecilia Del Re, la più votata al Consiglio Comunale alle elezioni del 2019, ex assessora di Palazzo Vecchio, ha lasciato il PD portandosi dietro 3 consiglieri comunali e 12 consiglieri di quartiere. Il PD di Palazzo Vecchio adesso rimane in 15, in totale i consiglieri sono 36, quindi la maggioranza avrà bisogno del sindaco Dario Nardella sempre presente per non andare sotto. Dopo l'assemblea del 4 dicembre, dopo i mesi di forzature e confronti negati che l'hanno preceduta, insieme ad altri iscritte e iscritti del PD, riteniamo inevitabile non rinnovare la tessera del Partito Democratico, ha detto l'ex assessora sbattendo l'uscio. Crediamo ancora nei valori fondativi del partito, proprio per questo non è possibile riconoscersi nella gestione di questo PD cittadino. Il Partito Democratico di Firenze ha scelto la chiusura invece della partecipazione, la prepotenza invece dell'ascolto e del dialogo, la paura al posto del coraggio. Abbiamo atteso che si aprisse un dialogo politico sui temi e sulle idee, a cui pure abbiamo cercato di contribuire, ma lo abbiamo fatto invano. Il PD ha voluto fare a meno di noi in tutto questo percorso e a noi non resta che prenderne atto. Una chiusura e un'autoreferenzialità che non è stata scalfita nemmeno dall'intervento del delegato della segreteria nazionale da noi coinvolto per cercare una soluzione, ma che si è trovato davanti nessuna disponibilità a mettere in discussione scelte preconfezionate. Lo stesso atteggiamento di chiusura dimostrato al proprio interno, ha detto ancora Del Re, questo PD l'ha replicato anche verso i fiorentini, gli elettori del centro-sinistra ritenuti non più in grado di scegliersi il loro candidato o candidata, sindaco o sindaca. La nostra è una scelta sofferta, ma che si è resa inevitabile al termine di un percorso tutt'altro che trasparente e democratico, da noi puntualmente contestato senza che alcuna correzione di rotta fosse considerata. In sfregio a quella trasparenza che è il minimo che degli iscritti possano chiedere al partito a cui appartengono, non sono neppure stati forniti gli atti della direzione dell'assemblea che abbiamo ripetutamente chiesto in questo mese e mezzo. Restare in silenzio a questo punto avrebbe significato rendersi complici di un sistema che rappresenta un precedente pericoloso non solo per il PD di Firenze, ma in generale per il Partito Democratico, ha spiegato ancora Del Re. Parole di una certa durezza, insomma, contro il suo ex partito, che ha scelto di non fare le primarie, appunto, candidando direttamente Sara Funaro, assessora al welfare di Palazzo Vecchio, graditissima a Nardella. Il PD adesso si trova in una condizione tutt'altro che piacevole, accerchiato da avversari ed ex alleati. Italia Viva, che tuttora governa con il PD in comune in Regione Toscana, intende organizzare per i mesi prossimi delle primarie senza il PD e ha chiesto a Del Re di partecipare. La candidata di Italia Viva c'è già, è Stefania Saccardi, vicepresidente della regione. Il messaggio rivolto al PD è chiaro: voi non fate le primarie? E allora le facciamo noi e andiamo proprio nei posti dove sareste andati voi a fare dibattiti pubblici, un tempo quando era tutta campagna. Dopo le primarie potrebbe quindi anche nascere un ticket fra Saccardi e Del Re, un'alleanza che potrebbe magari convincere gli elettori riformisti del PD a non votare per il partito di Elly Schlein. In questo caso il PD sarebbe praticamente da solo contro tutti e tutti in sostanza sarebbero contro Nardella, che non si è fatto molti amici in questi anni. Da una parte la destra, che deve ancora scegliere il candidato sindaco, da un'altra parte Italia Viva e la lista civica di Del Re, da un'altra parte ancora una possibile lista civica ispirata da Tommaso Montanari, che però non si candiderebbe in prima persona. Il PD resterebbe insomma in compagnia di se stesso e di Sinistra Italiana, che come prima condizione ha chiesto per formare la coalizione di non avere nulla a che fare con i renziani. Beh, sarà una intensa campagna elettorale e a gennaio scopriremo peraltro chi sarà il candidato della destra. Sarà davvero l'ex direttore degli Uffizi Eich Schmidt o il destra-centro sta preparando qualcos'altro? Lo scopriremo. Nel frattempo vi auguro buon anno a tutti. Ciao!